Ciao, sono Chrissy Meakin di Now You Nails e in questo video vi mostrerò come fare un design punteggiato usando lo spot swirl e dello smalto semipermanente. È molto semplice ma davvero d'effetto. Per questo design ho già creato un'unghia mandorla in acrilico e ho anche applicato dalla gamma degli Urban Graffiti il colore Blue Moon. Quindi abbiamo un bel grigio azzurro sullo sfondo. Andiamo a fare un design semplice con uno spot swirl e useremo il colore Mellow Yellow. Prendiamo un po' di giallo e lo mettiamo sulla palette. È davvero un bel colore estivo. Adesso andiamo a prendere uno spot swirl e lo usiamo come se fosse una penna per creare delle sezioni. Quindi facciamo una sezione su un lato e poi facciamo la stessa cosa anche sull'altro lato. Quando lo lavorate non dimenticatevi che il semipermanente si sposta. Se avete un pennello o uno spot swirl asciutto andrebbe solo a creare una linea attraverso il prodotto e non vogliamo che ciò accada. Assicuratevi sempre che ci sia del semipermanente sullo spot swirl, in questo modo scorrerà meglio. Fate una specie di forma D sul lato. Mettete nella lampada e catalizzate per un minuto. Facciamo la stessa cosa sull'altro lato. Andiamo a creare una simmetria. Fate bene i lati. Poi catalizziamo di nuovo per un minuto. Andiamo ad aggiungere una seconda passata di colore per intensificarlo e renderlo più coprente. Con lo spot swirl andiamo ad aggiungere dei puntini. Parto quindi da un pallino più grande e li vado a fare sempre più piccoli. Poi mettiamo nella lampada. Continuiamo ad aggiungere altri puntini usando il lato più fine dello spot swirl per farli sempre più piccoli. Adesso mettiamo nella lampada e catalizziamo per un minuto. Vado a mettere del bianco sulla mia palette. Prendo anche un po' di Breezy Blue e un po' di Blue Moon e anche lo spot swirl. E vado attorno ai bordi della forma D con il blu più brillante per contornarli ulteriormente. Potete farlo in qualsiasi colore, davvero. Si tratta di un design molto semplice da fare con uno spot swirl. Poi uso un po' di bianco per fare dei puntini più piccoli nei pallini più grandi. Questo darà un tocco di luce. Adesso catalizziamo. Adesso andiamo a fare la stessa cosa con il bianco sui pallini che sono leggermente più larghi. E adesso andiamo a catalizzare.
Poi andiamo a sigillare con il top coat della gamma di Urban Graffiti. Ne vado a fare due mani. Questo andrà a lisciare bene la superficie. Adesso catalizzate nella lampada. Adesso andiamo a pulire la superficie con la soluzione Wipe Off per residui di gel. E poi andiamo a finire l'unghia con dell'olio per cuticole. Strofinatelo per bene tutto attorno. Potete vedere quanto sia semplice questo design, creato solo usando lo spot swirl.